Oggi voglio andare a fare lo spray multisuperficie con il sapone alga. Ho letto un po' di cosine sul web e credo di aver trovato la ricetta giusta alla fine. Mi sono già preparata il panetto di sapone, uno spruzzino, avevo questo qui finito della Method e quindi utilizzerò questo. Non sono 500 ml ma sono 4,90, lo facciamo andare bene. E poi un pentolino con 400 ml di acqua che adesso accendo. Andrò a tagliare il sapone alga a pezzettini, lo vado a mettere nell'acqua, poi porto a ebollizione. Una volta che l'acqua bolle spengo il fuoco e lascio che il sapone si sciolga completamente, comunque adesso ve lo faccio vedere. Una volta sciolto il nostro multisuperficie è pronto e andiamo poi a provarlo. Non vedo l'ora. Ok, l'acqua sta bollendo, adesso spengo, metto il coperchio e lascio raffreddare. Ok, una volta raffreddato vado a travasarlo all'interno della bottiglietta. Non è proprio freddo freddo, ma simil freddo. Vediamo se riesco a fare un disastro. Allora,
Allora, non c'è stato tutto, devo andare a prendere un altro spruzzatore, adesso vedo se ce l'ho perché mi sa che non ne ho nessuno vuoto. Se volete potete anche aggiungere delle gocce di oli essenziali per dare il profumo. A me sinceramente piace il profumo del sapone alga e quindi lo lascerò così. Allora, vediamo come si comporta il nostro multisuperficie fatto col sapone alga. Lo vado a spruzzare sul piano della cucina, dopodiché con un panno in microfibra vado a pulire. Allora, mi sembra che abbia pulito abbastanza bene. Aspettate che vi faccio vedere un pochino meglio. Allora, dicevo, mi sembra che abbia pulito abbastanza bene, c'è qualche alone, pertanto secondo me andrebbe diluito un pochino di più. Quindi su un panetto di sapone alga io metterei almeno 800 ml, un litro di acqua. Perché al pari rimane un pochino troppo, adesso non so se si vedono gli aloni, però rimane difficile da togliere, come se andasse sciacquato, mentre secondo me se lo diluiamo un pochino di più è perfetto. Vado a provarlo anche sul tavolo in vetro, come vedete ci sono tutti gli aloni in centro tavola perché abbiamo pranzato da poco e ho spreparato, quindi il tavolo è rimasto esattamente come era dopo il pranzo e vado a provare il sapone alga e vediamo come viene. Vedete che sono rimasti tutti gli aloni anche qui. Secondo me va proprio diluito molto di più. E poi viene bene. Adesso provo a fare magari da una bottiglietta a farne due. E vediamo se la situazione cambia un pochino. Perché così è troppo, troppo spesso. Cioè c'è troppo sapone rispetto alla quantità di acqua. E quindi o andate a sciacquare sempre la superficie oppure il risultato per non fare doppio lavoro è andare a diluirlo un po' di più. Altro utilizzo del sapone alga, lo sto facendo da un po' di tempo e non mi trovo niente male, l'ho messo qui in questo micro contenitore, ne ho messa qualche pallina e lo utilizzo per i piatti. Perché è ottimo anche per i piatti, quindi lo prelevo direttamente con la spugnetta e poi vado a lavare quello che devo lavare. Altro interessante utilizzo del sapone alga è questo all'interno del WC. Io utilizzavo sempre l'anitra WC, quello che si attacca sempre al bordo e profuma il WC, igienizza, eccetera. E ultimamente invece sto utilizzando una pallina di sapone alga che vado sempre ad applicare esattamente come l'anitra WC e quando tiro lo sciacquone dà proprio un buon profumo e comunque essendo sgrassante aiuta il WC a rimanere più pulito per più tempo e quindi fa anche una doppia funzione, profumo e pulito. Lo sto facendo sempre ultimamente e mi trovo davvero molto bene.
Altro interessante utilizzo nel bucato in lavatrice, ma di questo ve ne ho parlato già in tanti altri video. Ad ogni modo, riempio la lavatrice con i panni che devo andare a lavare. E poi all'interno del cestello vado a mettere una pallina di sapone alga, una pallina della misura più o meno di 3 cm di diametro, una grandezza così. La metto all'interno dell'oblò, dopodiché lo chiudo. E aggiungo nel cestello dei detersivi il bicarbonato oppure la candeggina delicata, quindi l'ossigeno attivo. Non utilizzo altro detergente a meno che non sia necessario. Aggiungo anche il profumatore, questo qui di acqua e sapone mi sta piacendo davvero tantissimo. E poi vado a far partire la lavatrice con il ciclo di lavaggio adatto ai panni che sto andando a lavare. Per chi volesse utilizzare il sapone liquido per lavatrice fatto dal sapone alga invece che le palline come sto facendo io, vi lascio la ricetta per farlo. La preparazione è identica a quella del multisuperficie, si utilizzano 4 panetti di sapone alga da 400 grammi e 600 ml di acqua da rubinetto. Si porta ad ebollizione, si lascia raffreddare e avete il vostro flacone di detersivo liquido per la lavatrice. Allora, avete visto quante cose si possono fare col panetto di sapone alga? Io lo adoro, trovo che sia un ottimo prodotto, è ecologico, costa poco, potete pulirci tutta casa. Ovviamente non è che proprio si può pulire tutta casa perché alcune cose tipo l'anticalcare, il via cal, il vicinetto, quelle cose lì, io non riesco a non utilizzarle. Quindi per tutto il resto su cui posso vado a utilizzare volentieri il sapone alga. Allora, io sono ancora in camicia da notte, mi sono appena lavata i capelli, mi è arrivato poco fa un pacchettino di alcune cose beauty che ho comprato su Zalando. Tra l'altro le ho prese su Zalando perché ad esempio il colore del fondotinta sui siti su cui acquisto abitualmente, quindi che ne so, Look Fantastic, Sephora, Douglas, questi siti qui, hanno soltanto determinati range di colore. Io cercavo un colore un po' più scuro e non l'ho trovato da nessuna parte, mentre su Zalando ci sono anche i colori più scuri. Ad esempio questo qui, che è il mio fondotinta preferito del momento, ma di sempre, è lui. Avevo preso la colorazione 40, che però adesso che mi sono un po' abbronzata non andava più tanto bene, e quindi ho preso questa qui che è la 48, si chiama Sun Beige, e trovo che sia il colore perfetto. Perfetto. Poi mi è finita la Hoola di Benefit, e siccome a un prezzo che non è proprio economico, sono andata un po' sul web a cercare un prodotto che potesse essere somigliante, simile come finish, come colore, e ho trovato questa qui di NYX. Questa qui nel colore medium, è un bronzer matte e ha lo stesso identico colore e finish della Hoola di Benefit, questo qua, è veramente bellissimo, molto naturale, si vede, cioè da giusto l'ombreggiatura, non è invadente, non è troppo freddo né troppo caldo, è il colore giusto insomma. E anche il prezzo giusto, perché costa intorno ai 9 euro, mi sembra 8 euro e qualcosa, che non è niente male, a differenza di Benefit, che comunque è un prodotto un po' più high cost rispetto a questi qui. Per avere la spedizione gratuita sul sito di Zalando, ho preso anche questa maschera contorno occhi, se mette a fuoco.
No, vabbè, vi metto un'immaginina. È una maschera contorno occhi al citriolo antifatica di Kors. Non ho mai utilizzato la maschera contorno occhi se non i patch, quelli soliti. Voglio proprio vedere com'è. Sono proprio curiosa. Questa qui me la porterò anche in vacanza perché col sole magari c'è bisogno di quella idratazione un po' più mirata. Quindi me la porto via. Comunque questi due promossi, il colore del fondotinta è perfetto, non si vede lo stacco né nulla e questa qui è veramente fantastica. Se non avessi avuto qualche problema col corriere che mi ha lanciato il pacco oltre il cancello e grazie al cielo non si è frantumata in mille pezzi, io boh, non lo so, ultimamente con i corrieri sono un po' in difficoltà e dire che quando rispondo dico sempre lasciateli il pacco perché un secondo metto le ciabatte ed esco a prenderlo, niente, devono lanciarlo oltre il cancello, poi lanciarlo, ma dico appoggialo per terra, no, proprio perché poi ho la videocamera nel citofono e quindi vedo benissimo quando mi lasciano i pacchetti e ho proprio visto che ha proprio fatto il gesto di lanciarlo. Comunque, vabbè, al di là di questo sono arrivati intatti e quindi va bene così. Però, corrieri, mi raccomando, prestate attenzione. No, perché a volte ci sono delle cose fragili che magari una persona attende da tanto tempo e in questo modo, insomma, non va bene. Chiudiamo il discorso. Adesso vado a cambiarmi e noi ci aggiorniamo dopo. Allora, prima di salutarvi c'è Ale che voleva farvi vedere una cosa. Ho fatto una piscina con lo scivolo e i trampolini, questo per i più piccoli. Ci sono anche quelli più alti e ho fatto anche gli sdraio. E iscrivetevi e mettete Mi like. sembra Se giusto. questo video vi sia piaciuto, attivate la campanellina. Bravo. Ci vediamo dopo. Allora, intanto mi sono cambiata, fa un caldo oggi che è una cosa indecente. Sono indecisa se accendere un po' il climatizzatore perché veramente non si respira. Ho già tutta la testa sudata. Sono mai contenta, si fa freddo, fa freddo, si fa caldo, fa caldo. Allora, oggi con i corrieri sono un pochino dannata. È passato poco fa. Non so se la postina o se il corriere a consegnarmi un pacco, ma il citofono non ha suonato. Non ha suonato. E mi è arrivato l'avviso, aspettavo la tenda per la cameretta di Ale perché l'ho presa nuova beige, che ci sta un pochino meglio con la nuova camera, e quella azzurra voglio metterla in camera di Daniele, che invece ha una tenda che non c'entra proprio niente e che neanche mi piace peraltro. E quindi volevo fare questo change, ma niente, oggi con i corrieri sono veramente dannata. Vabbè, niente, riconsegneranno domani e la metterò poi domani. Nei prossimi video, ma come anche nei video scorsi, vedrete altre collaborazioni perché mi stanno contattando un po' di aziende per collaborare su diversi prodotti per la pulizia della casa, eccetera. Spero vi faccia il piacere perché, ad esempio, io quando vedo i video, con le collaborazioni in cui parlano di prodotti nuovi sono sempre molto contenta perché trovo che siano sempre, dei pareri un po' più veritieri rispetto magari a quello che scrivono le aziende, come descrizione del prodotto, perché comunque chi lo utilizza riesce a dare, la sua esperienza, che secondo me è un'ottima cosa, quindi spero che vi faccia piacere questa cosa. Nei prossimi video ne arriveranno delle altre, un po' diverse tra loro, alcune molto simili, ma più che altro mi interessa farvi conoscere i prodotti perché alcuni sono veramente validi, alcuni hanno dei prezzi veramente buoni, delle caratteristiche particolari e quindi voglio parlarvene un po' bene in modo che se qualcuno di voi è interessato e nel dubbio se acquistare o meno un prodotto, vi posso dare almeno il mio parere sull'utilizzo, ecco. Poi se avete domande fatemele sempre sotto i video perché sapete che io vi rispondo sempre in tempo zero e basta. Direi che per questo video è tutto. Io sono già pronta per andare stasera al Burger King perché i bambini ce lo chiedono già da un bel po' e quindi stasera abbiamo deciso che era il giorno giusto per accontentarli. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti. Ciao!